Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Rieccoci qua come sempre, pronti, prontissimi anche per questa terza parte dedicata alla nostra cucina di Tada insieme al nostro Chef Shadi. Buonasera a tutti. Come l'ho detto oggi, Chef Shadi. Come stai? Io bene. Anch'io. Mi sono ricaricato durante il fine settimana, cosa che non hai fatto te. No, io mi sono spento. No, non è vero. Non è vero, anzi. Ci ho messo tutte le energie invece questa settimana. È vero, perché bisogna dire che hai sfiorato la vittoria. Come campione mondiale di couscous. Couscous, lo sapevo che l'avresti detto, guarda, mi ero preparato anche su questo. E a tal proposito oggi ci presenti una ricetta che riguarda il couscous mondiale. Esatto, non l'avevo pensata inizialmente perché una settimana fa avevo pensato tutt'altro. Poi ieri sera con i prodotti di Mercafier ho deciso di fare un couscous mondiale. Perché l'ho chiamato mondiale? Perché ho preso un po' di ingredienti e idee, ricette da tutti i miei compagni di viaggio durante il couscous festa a San Vito Lo Capo. Quindi arriva direttamente dalla Sicilia. Esatto, ho mischiato tutti gli ingredienti. Non so se poi la regia c'ha qualche foto delle manifestazioni, perché la cosa bella è stata proprio conoscere tante idee, tanti ingredienti. Vero. Vedi, guarda come sarà belli. Bellissimi, lì c'era il Marocco, tutti. C'era l'Argentina, l'Italia. Questa, guarda quanta gente c'era in piazza a vederla. Questa Caspita. È una delle cose più belle. È stata proprio la convivialità, la giuria in mezzo a noi. C'era anche personaggi importanti, del calibro di Paolo Marchi, c'è stata Chiara Masci, insomma c'era quindi tanta gente. Quindi è stata una soddisfazione grande. Mancavi solo te, la prossima volta guarda, vieni. La prossima volta vengo anch'io. E appunto mi sono laureato vice campione del mondo, quindi il secondo posto. Però non ho portato la coppa a casa, che era quella che volevo, dai. Però c'eri. C'ero, brava. E hai sfiorato la vittoria. Per poco, tra l'altro, uno 0,12. Quindi, chissà come andrà magari la prossima volta. Io sono sempre presente, anche perché vado lì per divertirmi, diciamo la verità. Vabbè, e oggi ti divertirai qua con noi. Che faccio? Ti metto il grembiule perché ti faccio sporcare le mani. Mancia. Te non volevi, ma volevi far vedere tutto il tuo vestitino, prego. Prima o poi se ne dimenticherà di questo grembiule. Niente. Io se poi non te lo metto, se poi ti sporchi... Te poi attenzione lunedì sera quando esci. Al microfono, quando esco? Il lunedì se esci. Poi esci che c'hai la camicetta sporca. No, per l'amor di Dio. No, per l'amor di Dio. Vai, partiamo. Senti, ma oggi siamo in compagnia. Abbiamo la nostra. C'ho la mascotte oggi. Abbiamo la nostra mascotte. Allora. Non so se si vede. No, non si vede. La posso tirare su? Lo posso. Vieni. Chi è? Prego. Allora. Vieni qua. Aspetta, Zer, fatti prendere. Vieni qua. Vai. Vieni qua, è andato. Vieni, prendilo, tieni. Vieni, zenzerino. Lo puoi prendere da sotto. Ecco la sorpresa. Certo, se si piglialo da sotto. Non ti fa niente. Da noi gli animali li amiamo e quindi eccolo qua, il nostro zenzerino. È più grande di te, guarda. Ce l'abbiamo anche in pubblicità. Niente, ci tenevo a mostrarlo. Lasciamo lì, tanto lui sta qui vicino a me. Adesso quindi... Andiamo alla ricetta. Oh, entriamo. Se noi i nostri amici di Mercafier dice ti mando tutti sti pomodori, tutto sto basilico e tutte queste pesche, che ci inventi? È vero, che tra l'altro ringraziamo e salutiamo anche per questi bellissimi. Il mio è più bello, guarda, sono tutto colorato. Tu anche colorato, il mio no. Andiamo con la ricetta subito, così ci mettiamo a lavoro, così ci laviamo le mani nel frattempo mentre leggiamo. Ecco gli ingredienti. Allora, couscous, brodo vegetale, pomodori che sono stati presi dall'osservatorio di Mercafier, pesche, peperone, petto di pollo, vedi il peperone e la cipolla lo riutilizzai dall'altra volta, quindi c'è un continuo. Petto di pollo, ma si poteva mettere qualunque altra proteina. Erbe aromatiche, come vedi, basilico, finocchietto, menta, io ho già fatto aromatizzare tutto. Spezie miste, frutta secca, io addirittura oggi mi sono portato dietro all'ultimo secondo anche dei canditi da mettere in un couscous salato. Olio, evo ovviamente, aceto e sale. Okay, ecco le nostre. Quindi iniziamo. Iniziamo, allora, a te il taglio dei peperoni ti ho agevolato, ti ho già fatto tutte le striscioline. Ma sono già tagliati. Li devi tagliare a cubettine adesso. No. E io invece inizio con la cipolla. Dai, va bene, dai. Zenzerino, allora, vieni qua. Zenzerino gira, vedi, l'hai chiamato, viene, eh. Corre subito. Anche lui ha paura di me. Sì, subito da Dauretta. Ha capito che sei la padrona di casa. Va bene. Allora, dai. Cosa andiamo a fare? Non sono poi così cattivo. No.
Devi sapere che questa settimana è l'ultima settimana che abbiamo i prodotti che Mercafir ci ha dato tramite l'osservatorio del mese di settembre e che cambia addirittura di settimana in settimana. Certo, ripetiamo cos'è l'osservatorio. Sì, vediamo se ci mandano anche la grafica, vediamo benissimo cos'è l'osservatorio. Perché sono i prodotti che propone Mercafir, no? Esatto. Settimana dopo settimana. Ovviamente si confronta con tutti gli uffici che decidono appunto quali sono i prodotti rapporto qualità-prezzo migliore e ci mandano quello che è per loro quella settimana lì il miglior prodotto. Dipendentemente anche da quelli che sono i prodotti di stagione. Esatto. Perché bisogna esatto. sempre valorizzare e tener conto della stagionalità del prodotto. Esatto. Per una questione anche di costi, di freschezza, di qualità e eccetera eccetera. Guarda come sei diventata tranquilla, tagli, parli, cioè come se non facessi né l'uno né l'altro. Mi sto preparando per il prossimo anno, per venire con te in Sicilia. Io ti ci porto, Sai che bella figura che faremo. Allora, iniziamo facendo stufare leggermente la cipolla, però guarda, un pochino, io ora l'ho messa qui, ho sbagliato. La andiamo a mettere cruda insieme agli altri pomodori. Quindi un po' di cipolla cruda la mettiamo nel pomodoro. Okay. E un po' la facciamo stufare, la facciamo un po' cotta invece nella padella. Quindi utilizzeremo i prodotti pomodoro e pesche in maniera cotta e cruda. Quindi il pomodoro si sposa bene con la pesca? Sì, guarda, ho scoperto che questa parte dolce insieme al salato, proprio durante anche il Couscous Fest, molti chef hanno utilizzato la frutta tipo l'ananas, il cocco, insieme appunto a quest'altri ingredienti che salati. E poi è sempre bello confrontarsi anche con altri professionisti. Certo. Vi faccio vedere. Chi non ha imparato qualcosa da loro e loro sicuramente avranno imparato qualcosa da te. È quello che fa la differenza. Guardate, guarda cosa ho fatto qui. Ho fatto una salsa tritando semplicemente con un po' di olio le pesche che ci ha dato la nostra azienda Mercafir e che andremo a mettere insieme al couscous ora nel piatto, mentre te stai facendo i peperoni che andremo a mettere qui. Intanto Zenzerino sta girando per lo studio e annusa, sì lui sta vicino Butta tutti i peperoni che c'ha lì dentro. Ok, ormai finisco. Tutti, vero? Sì, le butti qui dentro insieme alle cipolle. No, le devo tagliare tutti. E che è rimasto? Sono rimaste due fili. Così t'alleni. Nel frattempo io faccio la stessa cosa. Taglio questi peperoni. Zenzerino ti sta chiamando. Qualcuno ci parla, mi sa, e lui vuole parlarci sicuramente. È la nostra Lori che sta parlando con Zenzerino. Sta cercando di chiamarlo, ma lui in realtà risponde. Adesso lo vado a prendere. Vai a prendere te mentre mi fa. Vai da lei, vai da Lori, vai. Vedi, mi chiede il permesso. Allora, questo per la regia. E ti ha chiesto anche il permesso. Sì, hai visto come mi ha guardato, ha detto posso andare? Allora, guardate qui cosa ho preparato. Questo è tutto a crudo, Carlotta. Ho messo pomodorini tagliati a cubetti, cipolla tagliata a cubetti, peperoni tagliati a cubetti e un po' di erbe tipo finocchietto. Ci ho messo un po' di menta e ora ci vado a tagliare la menta. Mentre te di qua, qui, hai messo la cipolla sempre, un po' di peperoni, vai, metti tutto e così lo giri. Okay. Guarda, usa quell'angolino lì, è fatto apposta per non far cascare, guarda. Ah già, ti questo ricordi? In realtà me lo avevi detto e l'ho dimenticato. Che è comodo proprio per quello, perché mentre scende raccoglie e non sporca niente. Quindi da una parte abbiamo la parte cruda e da una parte la parte cotta. Ora ti faccio fare anche il pomodoro. Grazie Shari, gentilissimo. Vai. Anche il pomodoro. Che io ovviamente ho già lavato. Questo facciamolo con qualche cubetto, ti aiuto io, ti faccio le fette io e te poi tagli a cubetti. Eccolo qua. Ovviamente me l'ero già lavato. E anche questo lo andiamo a mettere dentro, Carlotta. Guarda, okay. Un po' di queste le do a te e un po' a me. Per conferire la freschezza anche del pomodoro. Esatto. Questo sempre a dadini? Sì. Io vedi ne faccio una fetta per volta, metto tutto qui e butto dentro insieme ai nostri peperoni. Devono scottare velocemente. Giocheremo con le temperature, capito? Caldo, freddo, peperoni caldi, freddi, cipolla calda, fredda, anche il pomodoro. Quindi ci giocheremo un po'. E diamo questo sapore di acidità quando giochiamo nella parte cruda e un pochino di dolcezza quando giochiamo nella parte cotta. E guarda un po' anche cosa ci vado a mettere. Ci vado a mettere anche la pesca nella nostra cottura. Perché pure oltre alla salsa pesca. Fredda andiamo a mettere la pesca. Vai, buttacela tutta. Ok. Questa la appoggiamo qui e andiamo a tagliare. Senti, ma là in Sicilia quanto tempo avevi per realizzare la ricetta? Devo preparare in 45 minuti 4 piatti per i giurati. E in più, prima avevo preparato per 100 persone un assaggino del piatto che dovevo fare. Aspetta, 4 piatti diversi in 45 minuti? Cioè, no, 4 piatti da servire alla giuria dello stesso piatto. Ah! Puoi dare... io la posso assaggiare un pezzettino certo. di pesca?
è anche molto buona. Infatti io poi le uso sempre nelle ricette, ma prima della trasmissione me le mangio anche. Mm-hmm. Com'è? Bisogna provarli prima, no? Eh certo, bisogna per capire assaggiarli. Quanto sono dolci, quanto tenerle sul fuoco. Che dici, dai una giratina a te così non si brucia? Va bene. E ti stavo dicendo, lì ho presentato il mio couscous che si intitolava il couscous che voleva essere un falafel. Quindi ci abbiamo messo una ricetta classica del falafel, ma dentro ci abbiamo inserito il couscous. Allora, ci ha appena salutati, la nostra Lucrezia è passata e Zenzerino l'ha salutata. Lo sentiamo. Che... Vieni qua! Ma perché lui vuole salutare tutti, eh? Vai! Ecco qua, guardate che bello questo che sta girando, la Carlotta, guardate che bei colori anche. E per ultimo, visto che abbiamo ancora un po' di tempo per fare le cosine per Benino, io prendo questa padella e vado a metterla qui. Perché andiamo a fare il nostro pollo. Ok. Eccolo qua, è partito. Questo lo taglio io così non ti faccio sporcare le mani. Tagliamo sempre a cubetti il nostro pollo. E lo facciamo anche in questo caso, un po' crudo e un po' cotto, che dici? Come un po' crudo? No, non è vero. Lui lo sapete perché dice queste cose? Perché vuole capire quanto sono attenta. E invece sei stata attenta subito, eh? Pensavo che eri distratta. Il pollo crudo no. Come? Il pollo crudo no. No, il pollo crudo non è mangiabile, dai. Quindi metto il mio pollo, guarda. È colpa di Zenzerino se oggi sono distratta, perché lo sto seguendo con lo sguardo. Si fa distrarre. Quindi gira e rigira, è sempre colpa tua, Shadi. Ecco. No, ora se continua a abbaiare lo grattugiamo dentro, visto che è piccantino, Zenzerino. Non è vero, non lo facciamo. No, ma chi pensa che lui dorme con me, viene sempre a giro con me. È come un figlio viene per a lavorare. Te. Peggio, perché almeno un figlio lo puoi lasciare anche un po' a casa, lui non vuole restare solo. Allora, guarda Carlotta, butto direttamente in piastra, perché non ci ho messo olio né niente, il nostro eccolo pollo. Eccolo qua! Eccolo che ci guarda! Perché ora ha sentito l'odore del pollo e devi sapere che va matto per il pollo lui. Ha sentito l'odore del pollo? Sì, vedi come sta dritto, sì. Tutto fiero. Allora, nel frattempo qui ho messo delle spezie, Carlotta, ho messo un mix di spezie. Dal berbere che viene dal Marocco, l'ibara che viene da me, un po' da tutte le parti. E lui vuole salutare tutte le persone che arrivano. Tutti, che stanno andando via. Lui deve salutare tutti ormai. Mi sa che abbiamo sbagliato a slegarlo, che stava tanto bene. Mi sa anche a me. Dai una giratina lì. Quindi ho messo un po' di spezie da tutto il mondo e vado a annaffiarlo tra pochino con lo zafferano. Quindi sarà un piatto ricchissimo di spezie, e ma di anche sapori. Di sapori, ma anche di colori. Esatto. Guarda un po', vado a saltare questo. Questo lo vado a sfumare con lo zafferano, così oltre a tutte le nostre spezie mondiali che ci ho messo, verrà anche un po' giallino. Sì. Aggiungo un po' di acqua, così lo facciamo finire. E invece da te, guarda un po' cosa faccio. Cosa? Vado ad aggiungere un po' di aceto. Ti ricorda niente questa ricetta? La caponata siciliana, ecco perché, insieme andiamo ad aggiungerci... Secondo te ora mi ricordo? Io pensavo sì, dai. L'abbiamo fatta una volta. Sì. Per quello, l'abbiamo fatta l'anno scorso e è passato il tempo. No, ma soprattutto, cioè, ogni sera presenta un piatto diverso. Dice, come faccio a ricordarmi? Giustamente. Quindi, Carlotta, ricapitoliamo. Tutti i nostri pomodori, cipolla, peperone, abbiamo fatto tutto a caldo, leggermente croccantino, speziato, in questo caso, aromatizzato, diciamo, con l'aceto. Andiamo ad aggiungere i pinolini. Le lasciamo un po' così le mettiamo anche croccanti, perché ora andiamo certo. A comporre il piatto. Mettiamo anche un po' di... Lo sai cosa sono? Sono, sì, canditi di arance. Canditi. Che questa me l'ha consigliato un amico, che l'ho visto fare un cooking show proprio nei giorni che ero io lì, che si chiama Andy Luotto, famosissimo credo in tutta Italia, sia come conduttore che come comico. E da quest'altra parte, guardate un po', lo faccio vedere sempre qui così abbiamo tutto a portata di mano, abbiamo... Questa nostra lavorazione con pomodori, peperoni, cipolla. Che hai preparato precedentemente. Sì, ho tagliato prima, ma poi l'abbiamo assemblato insieme. E qui insieme vado a metterci il basilico tagliato a piccoli pezzettini. Quindi sarà, ma pensa poi, quanto sarà aromatico. Guardate come viene presentato questo basilico. Prego. Guardate qua. Sembra un fiore. È vero, sembrano dei mazzi, no? Prestamele qualche tu, ormai le prendo e da soprattutto, qui. Soprattutto, accidenti, perché... Sentito che profumo? Profuma tantissimo. Io ovviamente davvero. Questo me lo sono lavato prima e l'ho scosso e con la trasmissione mi si è asciugato. Ora questo lo rubo dopo, lo porto via. Ne regalo altre due o tre, guarda. Questo l'ho preso un pochino da un'idea della chef argentina che si chiama Pico di Gallo, questa preparazione. Quindi guarda qui, abbiamo tutto pronto. Io direi di andare a assemblare, quindi sì.
A te il couscous. A me il couscous. Così ricapitoliamo questo e facciamo vedere tutto. Questo compito difficile. No, perché ognuno farà il suo questa volta. Prego. Metti un po' di couscous nella tua ciotolina. Come sempre vado a sentimento io. Brava. Non lo fini tutto te perché sennò rimango senza io. Hai fatto bene a dirlo. Ecco. Eccola. Ok. Vai, prendine due, tre cucchiaiate. Metto anche questo qui, così abbiamo tutto lì. Togliamo questo così ci si può giocare. Le granelle. Vai, anche un po' di più, sennò il piatto. Guarda che bel piatto che c'hai, eh. Sì. Vai. Questo a me. Sì. Poi vai ad aggiungerci un po' di questo. Ti lascio il cucchiaio così lavori tutto. Grazie, col tuo cucchiaio. QB. Sì, mettici anche un pochino della sua salsina. Ok. E gira. E giro. Quindi è un piatto, una ricetta questa oggi che dedichiamo a tutti i tuoi colleghi anche, sì, che hai incontrato là. Al Couscous Fest. Ecco, anch'io vado a mettere. Senti questo profumo che lascia l'aceto nel piatto. Davvero, eh? Giriamo. Eccolo qui. Che poi questa è una ricetta che sazia ma non appesantisce. Esatto, vero? Poi è un piatto completo, in questo caso. Poi ora questo a tua scelta, decidiamo se metterci il pollo o meno. Quindi fino adesso abbiamo deciso quello che volevamo metterci. Io le verdure. Sì, il pollo sì. Vai, iniziamo a prenderlo, c'hai sempre il tuo cucchiaio, vai. E anch'io ce lo metterò, però sappiate che chi non lo vuole, il piatto è addirittura in questo caso vegano. Che poi essendo giallo, di colore giallo, si mimetizzerà. Sì, si mimetizza. Sembrano delle pitpite d'oro, vedi come sono carine. Ma poi in realtà sorpresa c'è il pollo dentro. Esatto. Allora, dopodiché come vado avanti? Pomodorini crudi, okay. Due cucchiaiatine, ne ho fatto un po' di più perché così potevamo giocarcela anche dopo nella presentazione. Io nel frattempo metto 3 o 4 pezzettini di candito d'arancio e le do anche a te. Prego. Metto io dentro? Sì. Così non ti Grazie. Zuccheri le mani. Dai una giratina a tutto. I pinoli. I pinoli io direi di metterle... Ah sì, quando andiamo a creare il piatto. Esatto, nel senso lasciamole stare così. Questa salsa allora. Questa la mettiamo anche questa nel piatto. Benissimo. Ora ti faccio vedere. Allora, guarda te, cioè parti te, così la regia ti agevola. Inizia a mettere il coppa pasta e metti 2 o 3 cucchiaiate di questa salsa dentro a questo coppa pasta. E infatti faccio vedere cosa succederà. Così. Brava. Ancora. Certo. Ripetiamo, questa è una salsa composta. Questo ho frullato cosa? Un po' di olio con la pesca, semplicemente. Ho sporcato il piatto. E ora si pulisce, ci sa la carta, te la prendo io così dopo ce l'hai già pronta. Vai. Anche questo emana dei profumi. Sì, la pesca gli dà un'acidità perché noi pensiamo sempre che la frutta sia la parte dolce, ma in realtà la pesca è anche una parte acida del piatto. Prova a togliere ora il coppa pasta perché scenderà ovviamente. Bravissima, ormai non ti devo dire più niente. Cioè, guardate qua. E adesso delicatamente metti il couscous nel mezzo e vedrai che piano piano ti si espanderà. Io ripeterò la stessa operazione nel mio piatto qui vicino alla piccola telecamera che ho accanto. Guarda com'è bello, guarda. Secondo Bellissimo. Me se avevo portato questo piatto il tuo si vinceva. Che poi hai fatto un gesto bellissimo muovendo il coppa pasta che non viene da pensarlo. E invece è perfetto. A volte ti stupisco, eh. Sì. Quindi, bravissima, il couscous sopra, decidi te anche sulla quantità. Io la vado anch'io a mettere nel mezzo come fai te. Ok. E si espanderà leggermente ovviamente la pesca e ci darà un po' di acidità. Dopodiché prendi un po' di quell'insalatina che abbiamo messo poco prima, una giratina per dare il colore. E lì dentro abbiamo, Questa? Sì, abbiamo i peperoni, la pesca. Quindi questo ovviamente, signori, divertitevi a farlo. Oh, comunque... Secondo voi quale piatto è più bello? Quello di destra o quello di sinistra? Secondo me il tuo è più bello anche stasera. Io guarda, mi vergogno. Perché poi voi non sapete cosa fa Shadi. Fa le foto con i miei piatti. E poi metto i tuoi piatti ultimamente. Ma in realtà è solo fortuna. Ma che fortuna, no? Io non cucino. Perfetto. E poi comunque imparo, no? Rubo con gli occhi. E imparo dai migliori. C'è dai per esempio migliori. Paolino che ti viene durante la settimana, sì, che piatta benissimo. Benissimo. E ruba da lui perché lui è molto bravo con gli impiattamenti. Hai capito? Prendo un po' da uno, un po' dall'altro. Ciao Paolino. Ciao Paolo. E poi gioca con le granelle.
Questa è granella di mandorle e questi sono dei pinoli che ho tostato prima. Vai prima te e poi io. Vado a far piovere sopra il mio piatto, quindi pinolini sul mio piatto, mandorline sul mio piatto e poi pinoli. Il basilico. Prendi qualche fogliolina, tagliala se vuoi, io vedrai che la taglierò. Guarda, devo fare i miei complimenti alla regia che questo doppio piatto in questa maniera è bellissimo da vedersi. Io la taglierò un po'. Io no. Te metti direttamente intero, fai bene. Io voglio dargli un po' di colore, quindi vado. Io ho finito. Ma di già? Sì, penso. No. E poi di quei canditini. Tieni, se le vuoi mettere. Questa volta le do a te. Ok. Posizionali dove credi meglio te. Oh, ma guarda com'è delicato il tuo piatto. Hai visto, Shadi? Mamma mia. Ridi, guarda, ridi. Li metto qua, negli estremi. Poi i miei alunni mi dicono, è diventata più brava di te. Lo scopo è quello, gli dico, insegnarvi per farvi diventare più bravi. Quindi c'è la possibilità per tutti, eh? Ricordiamo che l'anno scorso hai quasi bruciato casa facendo la pasta, quindi diciamo che il pasto ora è molto meglio, no? Lo dovevi proprio dire questa cosa. Ma l'avevamo già detto, chi ci segue ormai lo sa, eh? Che dici? Io ci sono. Io vorrei ringraziare Mercafir e ricordiamo anche che tutti i martedì, tutti i venerdì con il mercato delle opportunità, non solo gli ingrossi, ma anche noi che possiamo andare senza le partite IVA, il martedì e il venerdì possiamo andare a prendere queste cose. E c'è una selezione sempre che possano trovare data appunto dall'osservatorio di Mercafir. Eccolo là, la ricetta. Quindi, noi abbiamo finito. Per una volta i piatti per saranno postati sui nostri profili ufficiali di RTV 38, guarda su Play bella. 38, sono bellissimi, sono meravigliosi e potranno ritrovare anche gli ingredienti e la ricetta, Shadi, sì, vero? Certo, tutto, ci metteremo tutto così chi vuole poi andare a riseguire tutti i passaggi e gli ingredienti li può vedere. Per ricreare questo couscous mondiale. Couscous, perché lo ripetiamo ancora una volta, perché diciamo, si chiama couscous mondiale. Perché ho unito in questo piatto per l'appunto tutti gli ingredienti e le idee che ho rubato in questi 3-4 giorni al mondiale di Couscous Fest che è successo a San Vito Lo Capo. Ho portato con me un po' di tutto, un po' di esperienza in più che è finita in questo piatto. E il nostro Shadi ha sfiorato la vittoria. Quasi, per uno 0,1. Comunque sia una bellissima soddisfazione, sì. Te lo meriti e noi ti facciamo i nostri complimenti. Grazie. Grazie Shadi per essere stato con noi anche oggi. Appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì. E chissà in quale altro modo stupiremo i nostri telespettatori. A voi vi do appuntamento domani 17:15 puntuali per un'altra imperdibile puntata di Tada. E adesso spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana, il TG 38. Ciao, buona serata a tutti.